Sono convinto che il nome dell'assassino di mia figlia sia nelle carte. Queste erano le parole di Claudio Cesaroni, il padre di Simonetta Cesaroni, la segretaria brutalmente uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990 a Roma, in via Poma 2, presso l'ufficio degli Ostelli della Gioventù. Oggi, dopo 34 anni, sembra che gli inquirenti possano dare ragione a quel padre distrutto dalla perdita. Sono stati recentemente recuperati documenti che erano stati occultati all'epoca del delitto e che potrebbero finalmente portare a una svolta nel caso irrisolto. Per la prima volta, gli investigatori sembrano avere accesso a informazioni sui colleghi di Simonetta nei mesi di luglio e agosto, inclusi gli ultimi giorni prima del suo omicidio. Abbiamo richiesto una rianalisi delle presenze nell'ufficio di Simonetta il giorno del delitto e una verifica approfondita di tutti gli alibi, conferma l'avvocato Federica Mondani, che da anni supporta la famiglia nella ricerca della verità. L'inchiesta sul caso è ancora aperta. Nonostante una recente richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, la Procura di Roma continua a indagare. L'attenzione si concentra ora nuovamente sull'ufficio di Via Poma, sulle persone che vi lavoravano e sui loro alibi. Ci sono state menzogne? Chi era presente nell'ufficio con Simonetta il giorno dell'omicidio? Quando Simonetta Cesaroni fu uccisa, aveva solo 20 anni e una relazione complicata con il suo coetaneo, Raniero Busco. Diplomata ragioniera, lavorava come contabile presso lo studio commerciale Reli Sass, situato in zona Casilina e gestito da Ermanno Bizocchi e Salvatore Volponi, che avevano tra i loro clienti l'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Pochi mesi prima del delitto, Volponi le aveva offerto un lavoro part-time presso l'ufficio della IAG in via Poma, il martedì e il giovedì. Simonetta aveva iniziato il nuovo incarico il 19 giugno 1990. Fu proprio in questo ufficio che, il pomeriggio del 7 agosto, venne brutalmente uccisa con 29 coltellate al volto, al petto e al pube, probabilmente con un tagliacarte, arma mai ritrovata. A scoprire il corpo fu sua sorella Paola, che, preoccupata per l'assenza prolungata di Simonetta, si recò insieme al fidanzato a casa del datore di lavoro della giovane, Salvatore Volponi, il quale incredibilmente dichiarò di non conoscere l'indirizzo del luogo di lavoro della sorella. Dopo aver ottenuto le informazioni necessarie, Paola e il fidanzato andarono in via Poma e riuscirono a convincere la portiera del condominio, che possedeva le chiavi, a farli entrare nell'ufficio. Simonetta giaceva a terra, seminuda, senza vita in una stanza dell'ufficio. Intorno al corpo di Simonetta Cesaroni, nonostante le numerose coltellate ricevute, c'era poco sangue. Qualcuno aveva tentato di pulire la scena del crimine. I vestiti della giovane erano spariti, eccetto il reggiseno, i calzini e un corpetto adagiato sul cadavere, quasi a voler occultare le tracce di colluttazione nelle altre stanze. Sono state trovate macchie di sangue di gruppo A sul telefono di Simonetta e sulla porta dell'ufficio, indicando che l'assassino, che probabilmente si è ferito durante l'aggressione, aveva lasciato tracce di sé. Subito dopo l'allerta, quella stessa notte, la polizia convocò i dipendenti dell'AIAG che si trovavano a Roma, mentre alcuni erano già partiti per le ferie. Con grande sorpresa degli investigatori, molti risposero: «Non conoscevo Simonetta, sapevo che c'era una ragazza che lavorava lì il pomeriggio, ma non l'ho mai vista». Persino Francesco Caracciolo di Sarno, presidente regionale degli Ostelli della Gioventù, che aveva richiesto la sua presenza, affermò di non conoscerla. Era sorprendente che, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro in quell'ufficio, nessuno sembrasse aver mai visto Simonetta. La risposta a questo enigma potrebbe trovarsi nei documenti ora disponibili per la procura. Queste carte potrebbero contenere anche il nome dell'assassino? Potrebbe trattarsi di una persona finora non presa in considerazione dagli investigatori? Chi è e quale rapporto aveva con la vittima? Nel 2004, l'allora datore di lavoro di Simonetta, Salvatore Volponi, interrogato in procura, rivelò che nell'estate del 1990 una sua parente aveva ricevuto una confidenza da Simonetta riguardo a una nuova relazione con un ragazzo con cui intendeva andare in vacanza.
Volponi precisò di non conoscere dettagli su questo nuovo rapporto, se fosse un ragazzo conosciuto nella sua zona di residenza o attraverso il suo lavoro pomeridiano in via Poma. Affermò che si trattava di una persona giovane. Chi era questo ragazzo? Esiste realmente? La famiglia e gli amici di Simonetta non hanno mai parlato di una tale relazione. Al contrario, hanno sempre sostenuto che, durante quell'estate, Simonetta era triste, perché il suo fidanzato, Raniero Busco, non l'avrebbe portata in vacanza e lei non sapeva cosa fare. Poco dopo il ritrovamento del cadavere, gli investigatori focalizzarono la loro attenzione sul portiere del condominio, Pietrino Vanacore. L'uomo fu arrestato e accusato del delitto, ma successivamente fu prosciolto. 20 anni dopo, Vanacore, chiamato a testimoniare sul caso, si suicidò. 2 anni dopo l'omicidio, Federico Valle, nipote di un anziano architetto residente nello stabile, fu indagato, ma anche lui risultò estraneo al delitto. Infine, dopo 20 anni, Raniero Busco, ex fidanzato di Simonetta, fu accusato a causa del DNA trovato sul corpetto della vittima. Anche questa volta, però, si rivelò innocente. Il 26 febbraio 2014, la Corte di Cassazione lo assolse definitivamente. 2 anni fa, il caso di Simonetta Cesaroni è stato riaperto. L'attenzione inizialmente si è concentrata su Francesco Caracciolo di Sarno, presidente regionale della IAG, il cui alibi, secondo la testimonianza della sua segretaria dell'epoca, sarebbe risultato falso, sebbene confermato da 3 persone. Caracciolo è deceduto nel frattempo e il suo gruppo sanguigno non corrisponde a quello dell'assassino. Successivamente, i carabinieri hanno investigato su Mario Vanacore, figlio del portiere Pietrino Vanacore, ipotizzando che si fosse recato nell'ufficio della IAG per effettuare delle telefonate e lì avesse aggredito e ucciso Simonetta. Questa teoria è stata considerata infondata e la procura ha richiesto l'archiviazione del caso relativo a Vanacore. Nonostante questi sviluppi, la famiglia di Simonetta mantiene viva la speranza di ottenere giustizia. Come spiega l'avvocato Federica Mondani, abbiamo richiesto il recupero dei reperti per possibili nuovi approfondimenti scientifici. L'obiettivo è verificare cosa sia rimasto negli uffici e nelle celle frigorifere dei RIS di Parma, che condussero gli esami genetici sui reperti. Una perizia del 1999 aveva rivelato la presenza di un DNA sconosciuto sul sangue trovato sulla porta della stanza dove Simonetta fu uccisa. DNA che fino ad ora non è stato confrontato con nessuno. Se nuovi esami confermassero la presenza di questo DNA, potrebbe finalmente essere possibile identificare l'assassino di Simonetta dopo quasi 35 anni.